Una partita bella e combattuta, ma che sicuramente lascia l'amaro in bocca ai tifosi napoletani che speravano almeno in un pareggio. Tanti i segnali positivi nonostante qualche errore individuale che è diventato determinante al fine del risultato, ma che non cancellano una prestazione importante che fa ben sperare per il futuro. Grandissimo Napoli, soprattutto nella parte centrale del secondo tempo, mi è piaciuto veramente, veramente molto. Mi ha sorpreso Østigard, Anguissa per la parte offensiva, meno bello in difesa, Osimhen assai sottotono e bene Politano. Ma direi tutto sommato un bel Napoli. Questa partita, come abbiamo letto, che il Real Madrid camminava e ci ha massacrato. Figurati se correva che ci combinava. Quindi a questo punto si fissa ancora poco. Sì, è un allenatore che è bravo a mettere la formazione, ma si dimentica che i campi che ci abbiamo sono forti e bisogna prepararli mentalmente. Il Napoli ha giocato benissimo, diciamo che poteva fare di meglio certi errori in difesa, Meretto un po' più attento, però un Napoli che sta ripartendo bene. Ce la siamo giocati contro un Real Madrid con grandissimi campioni, ci è mancato solo un pizzico di fortuna, perché il pareggio secondo me era risultato più che equo per quello che si è visto in campo. E fiduciosi anche per il campionato, che possa essere un'iniezione di fiducia, perché dobbiamo crederci. L'ultimo quarto d'ora del primo tempo, dove effettivamente siamo calati, poi il mister ha schierato un'ottima formazione. I cambi all'inizio non hanno performato come dovevano, però abbiamo tenuto botta al Real Madrid. Lo stadio era carico, saremo carichi anche per andare a Madrid.